Ciao, benvenuti in questo nuovissimo video. Questo è il canale Cuccioli e Co. E oggi faremo la seconda parte in cui leggeremo altre recensioni, quelle più critiche. Iniziamo. Ecco, siamo su Play Store e iniziamo subito. Allora, Lauretta Alberti. Ah no, questa è quella che abbiamo letto ieri. Vabbè, allora vediamo. Ah, questa. Iniziamo da qua. Gloria Galeotti. Bel gioco, ma l'ultima volta che ci volevo giocare diceva caricamento in corso. Poi lo schermo diventava azzurro e mi chiudeva l'app dicendomi l'app Cat Simulator si è interrotta e io ho riprovato 1200 volte e mi continuava a dire che si era interrotta. Se risolverete questo problema vi darò 5 stelle. Se si potessero mettere 100 stelle, io l'avrei messe. Comunque, se non risolvete questo problema che mi dà noia, darò una stella. E se si potesse anche 0. Quindi risolvete, per ora metto 3 stelle. Licia Micina. Non mi installa l'applicazione. Cat Simulator è un'applicazione molto bella, ma davvero però il problema è che non si installa l'applicazione perché devo disinstallarla. No, scusate, perché l'avevo disinstallata e ora per installarla non va più. Ma non lo so perché dà questi problemi a loro. A me non è mai capitato che l'app si interrompeva. Vabbè, 1000 iscritti senza video Serena. Non so cosa dire, è una cagata pazzesca. A me non si apre il gioco, oppure devo aspettare 3 anni luce inalizzazione. Una stella. Un utente Google. Non scaricatela perché quando la stai per scaricare, ovvero quando ti chiede di disinstallare qualcosa, tu lo cancelli e poi te lo richiede di nuovo. È assurdo, io le do una stella perché è veramente uno dei tanti giochi brutti. Una stella sempre. Sushi VXM08. La grafica è bruttissima e occupa troppo spazio, una stella. Un utente Google. Non me la fa scaricare per la memoria piena e tutte le cose che mi piacciono le devo per forza eliminare. 2 stelle. E niente, sono finite le recensioni, quelle più negative. La maggior parte delle persone scrivono che non lo fanno, il gioco non si scarica. Occupa troppa memoria, comunque sì, è vero, è un gioco che occupa un po' la memoria. Però la grafica io non vedo che è molto brutta. Avevo intenzione di vedere il video. Questi sono i gattini. Vabbè, qua parla in inglese. Vedete che danni li dovete fare a questi gatti? Televisione a terra. Madò. All'aria proprio li fanno volare pure le cose. Io lo scaricai questo gioco, vi ripeto. Era carino, però poi l'ho dovuto eliminare. Distruggi tutto. Comportati come un vero gattino. Divertiti. In alcuni livelli, il gattino puoi fargli fare pure il lavaggio dentro la lavatrice, come si è fatto vedere nel video. E nel video del gioco. E niente, poi puoi mettergli dei vestiti. Però ci sono certi gatti che costano assai. Comunque niente, vi ho letto i commenti più negativi e vi ho fatto vedere di più qualcosa sul gioco. Spero che questo video vi sia piaciuto. Iscrivetevi, lasciate like e noi ci rivedremo con un prossimo video. Ciao, alla prossima!